Cinque anni dopo la tragedia dell'hotel Rigopiano, il 2022 potrebbe essere l'anno della svolta giudiziaria e di quella verità che dovrebbe emergere dal processo a carico dei 30 imputati per il disastro che provocò la morte di 29 persone rimaste intrappolate sotto la neve e le macerie dell'hotel distrutto dalla valanga che si abbatté sulla struttura quel fatidico 18 gennaio del 2017. A processo, con rito abbreviato, andranno tutti gli imputati, a eccezione dell'ex sindaco di Farindola, Antonio De Vico, che il prossimo 28 gennaio sarà rinviato a giudizio o prosciolto a seconda della decisione del GUP Sarandrea. A parlarne Niccolò Baldassarre, avvocato del Comitato delle Vittime di Rigopiano. È un'attesa estenuante per i familiari e frustrante. Ad oggi è stato chiesto un rinvio di ulteriori 3 mesi per completare la perizia, che è sicuramente un lavoro estremamente complicato, ma da qui in poi il comitato, i familiari si augurano veramente che si entri nel vivo del processo, che ci sia una rete di udienze più fitta, in maniera tale da permettere di giungere almeno ad un verdetto in tempi adesso veramente brevi. Il comitato si rifà agli studi precedenti, a quelli della procura, che escludono il nesso di causalità. Però qui la questione è un'altra. Le persone non dovevano essere fatte salire, non doveva essere aperta la strada e chi si trovava nell'hotel doveva essere evacuato. Quindi anche un terremoto per noi non escluderebbe comunque, non sarebbe un'esimente, perché non dovevano essere fatte salire le persone lì.